Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana parliamo di un frutto tipico di questa stagione primaverile che stiamo vivendo, è uno anche dei frutti più apprezzati in assoluto. Stiamo parlando delle fragole. E le fragole in effetti sono il frutto, o per meglio dire, il falso frutto di una pianta appartenente alla famiglia delle rosacee. Ne esistono di diverse varietà, solo due però crescono spontaneamente in Italia e le coltivazioni, diciamo, della fragola, le prime testimonianze risalgono al 700 in Francia. La varietà oggi più diffusa è quella detta fragola da orto o da giardino o anche detta ananassa. Ovviamente le fragole le conosciamo tutti, sappiamo bene appunto come si presentano, ovvero con questo colore rosso molto, molto vivo, con un picciolo verde ben attaccato e sulla superficie numerosissimi puntini di colore giallo-marrone o marrone chiaro. Quali sono i valori nutrizionali? Beh, 100 grammi di fragole apportano all'incirca 27 calorie. Queste calorie sono rappresentate soprattutto da carboidrati o per meglio dire da zuccheri semplici, mentre l'apporto di proteine e grassi è veramente molto, molto limitato, mentre al contrario molto ben rappresentati sono l'acqua e le fibre. Contiene ovviamente sali minerali, soprattutto calcio, fosforo, potassio, ma anche vitamine, in particolare la vitamina C. Ovviamente contiene anche tantissime altre sostanze, in particolare antociani, quindi sostanze anche ad un buon effetto antiossidanti e sostanze che sono anche responsabili del colore rosso vivo e del loro gusto molto dolce, molto ben apprezzato. In effetti anche il termine fragole deriva dal latino fragrance, che appunto faceva riferimento al gusto inimitabile delle fragole. Quindi quali sono in effetti i benefici che possiamo trarre dal consumo di fragole? Innanzitutto, come detto, l'apporto calorico è abbastanza modesto, quindi possono essere inserite all'interno di diete ipocaloriche, soprattutto sono molto utili in questi casi come spuntino. Hanno un indice glicemico basso, pari a 25, quindi possono essere consumate anche dai diabetici. Come detto, sono ricche anche di vitamina C, che ha un'ottima azione antiossidante, aiuta l'assorbimento del ferro e contrasta anche la ritenzione idrica, così come ci aiuta a contrastare la ritenzione idrica anche l'acqua molto ben contenuta nelle fragole e il potassio allo stesso modo. Come detto, contiene anche calcio e fosforo che sono importanti per le ossa e quindi per la salute dell'apparato scheletrico. Contiene anche acido folico e acido salicilico, che ci aiuta nel fluidificare il sangue ed ha un'azione anche antinfiammatoria, e per questo aiuta anche a tenere sotto controllo i livelli di pressione arteriosa. Come detto, è anche molto ricco di fibre. Le fibre ci aiutano non solo a raggiungere un certo senso di sazietà, ma contrastano anche la stitichezza e ci aiutano anche a ridurre la quota di colesterolo e di zuccheri che viene assorbita a livello intestinale. Inoltre contengono anche acido ellagico, che contrasta le nitrosammine, che a volte sono delle sostanze nocive che possiamo introdurre attraverso degli alimenti oppure attraverso dei farmaci. Infine contiene anche xilitol, una sostanza zuccherina che ci aiuta a prevenire quella che è la placca dentaria.
Quindi, come detto, un frutto con notevoli proprietà che possiamo consumare in tantissimi modi diversi. Come detto, sono utili come spuntino, soprattutto per chi è a dieta, e le possiamo consumare fresche, essiccate, anche sotto forma di succhi. E come spuntino le possiamo anche frullare con dello yogurt oppure in delle macedonie prettamente estive, perché, come detto, la stagionalità delle fragole è proprio questa, che va da aprile fino agli inizi di o a tutto luglio. Chiaramente è bene saperle scegliere al momento dell'acquisto, perché devono apparire sode, con il picciolo verde ben aderente, non devono avere ammaccature o delle parti molli. Ovviamente, quando le andiamo a consumare, possiamo anche aggiungere del limone per condirle, ma evitiamo di aggiungere zucchero, come invece spesso accade. Questo perché andremmo inutilmente ad aumentare l'apporto calorico. Inoltre, lo zucchero ci andrebbe anche a rovinare l'apporto in micronutrienti. Per chiudere, ovviamente, le controindicazioni, che riguardano essenzialmente i soggetti allergici, chi soffre di gastrite, ulcera gastrica, o visto l'apporto di fibre, chi soffre di colite o disturbi intestinali. Ma è importante fare attenzione anche per le donne in gravidanza e in allattamento, e nei bambini è bene non dar loro le fragole prima dei 12 mesi di età. Bene, come sempre vi ricordo i miei contatti, attraverso cui potete fare delle domande o proporre degli argomenti sui temi trattati nella nostra rubrica. Quindi potete scrivere un'email a nutrizionericci@virgilio.it, e ci rivediamo la settimana prossima per un nuovo appuntamento della nostra rubrica, sempre solo su Cilento Channel. Ciao!